Vi raccontiamo una storia italiana, una storia di un uomo onesto che ha portato a galla lo sperpero di denaro pubblico da parte dei vertici aziendali di Ferrovie Nord, la stessa azienda per cui lavora. Andrea Franzoso, specializzato in anticorruzione e a capo di un'unità del servizio di responsabilità sociale di Ferrovie Nord, aveva scoperto che i conti non quadravano. Nel luglio 2014 aveva segnalato al comitato di controllo i rischi dell'azienda le spese fuori controllo del presidente Norberto Achille e chiesto una verifica. L'esito di quei controlli fu sconvolgente. A febbraio 2015 l'organismo di vigilanza venne informato che Achille aveva usato 600.000 euro dell'azienda partecipata per spese telefoniche e auto blu, ristoranti di lusso e vestiti firmati, scommesse online, oltre che per saldare 124.000 euro di multe prese dal figlio con una BMW aziendale. Il presidente del collegio sindacale Belloni corse ai ripari. Il sistema di controllo interno aveva funzionato fin troppo bene. Franzoso e un suo collega responsabile dell'unità di audit e valutazione dei rischi vennero intimiditi e invitati a insabbiare la vicenda. Franzoso non ci sta. Il giorno dopo l'intimidazione va dai carabinieri e denuncia tutto. È il 10 febbraio 2015, parte l'inchiesta. Il 4 marzo ci sono le perquisizioni nella sede di Piazzale Cadorna. Il 18 maggio Norberto Achille, il manager di Forza Italia vicino alla Lega, a capo di Ferrovie Nord da 17 anni, riceve un avviso di garanzia con l'accusa di peculato e truffa aggravata. Il giorno dopo Achille e Belloni si dimettono. Ma hanno avuto il tempo di punire il funzionario troppo zelante e dare un segnale chiaro ai dipendenti. Denunciare le irregolarità è pericoloso. Pochi giorni prima di essere indagato per favoreggiamento, Belloni fu chiaro con Franzoso. «Sono uscite cose che non andavano scritte», gli disse. «Quell'ufficio sarà smantellato». Quindi la profezia. «Pensate davvero che Gibelli venga qua e non faccia un repulisti? Non vi occuperete più di audit in vita vostra». Purtroppo nella vita o si punta sui cavalli giusti o su quelli sbagliati. Tutto va come previsto da Belloni. Il sistema di controllo interno viene svuotato e smette di fatto di operare. Il funzionario onesto si ritrova isolato e privato del suo ruolo. L'azienda sostiene che non c'è stata alcuna discriminazione. Peccato che soltanto Franzoso e il collega, i due dipendenti all'origine dell'indagine interna, siano stati trasferiti ad un altro servizio dal quale evidentemente, secondo i vertici, non possono più nuocere. Questo è quello che accade quando persone oneste non sono tutelate. Il Movimento 5 Stelle vuole difendere le persone che per senso civico decidono di denunciare corrotti e delinquenti. Lo sta facendo in queste ore la Camera dei Deputati, con la legge sul whistleblowing che tutela i segnalatori.